per questo nostro incontro che in questo periodo di emergenza abbiamo realizzato con la modalità del webinar online. Siamo molto contenti di questo perché comunque abbiamo avuto tantissime adesioni da questo punto di vista, quindi diciamo che questa modalità ormai ha raccolto l'approvazione di tantissime persone. Oggi parleremo della tutela dei beni culturali nelle terre di conflitto e ne parleremo con i nostri ospiti e naturalmente con i ricercatori e gli analisti dei centri studi che organizzano questo evento, il Centro Studi Roma 3000, il Centro Studi Amistades, la società Intellego. Quindi do il benvenuto alla dottoressa Claudia Candelmo del Centro Studi Amistades, alla dottoressa Paola Fratantoni del Centro Studi Roma 3000, al professor Alessandro Azzanini, già presidente di Assorestauro, ma archeologo e esperto dei beni monumentali nelle aree di crisi, al tenente colonnello Luigi Spadari del Nucleo Tutela Beni Culturali dell'Arma dei Carabinieri, che ha una grande esperienza anche nelle aree internazionali di crisi e ci racconterà le sue esperienze in questi territori. Ringrazio per il suo supporto in questa nostra iniziativa. Ringrazio anche la professoressa Cristiana Carletti dell'Università Roma 3, professoressa di diritto internazionale, ma anch'essa esperta della tutela dei beni culturali in aree di crisi proprio dalla parte, diciamo, del diritto internazionale. Benvenuta. Grazie. Allora, in questa nostra formula io vorrei dare immediatamente la parola alla nostra analista, la dottoressa Claudia Candelmo, che vorrà introdurre il tema del nostro webinar. Grazie mille al dottor Conte, grazie innanzitutto ai nostri relatori, a Roma 3000 che ospita questo evento e grazie a tutti coloro che ci stanno oggi seguendo perché siete veramente tanti. Io mi limiterò a una brevissima nota introduttiva. Come accennava il dottor Conte, io sono Claudia Candelmo e sono il segretario generale del Centro Studi Amistades. Ormai siamo attivi da più di 3 anni e ci occupiamo di promozione e divulgazione della cultura internazionale e senza dilungarmi sulle attività che svolgiamo vorrei invitare tutti coloro che ci stanno seguendo a consultare il nostro sito perché abbiamo davvero tante attività in corso e alcune attività che sono in programmazione per i prossimi mesi. Tornando a noi, per quanto riguarda la mia brevissima nota introduttiva, il tema che ci troviamo ad affrontare oggi è un tema davvero di attualità stringente. I beni culturali sono e corrono tutta una serie di minacce in tempo di conflitto armato, pericoli legati alla distruzione, al danneggiamento, anche al furto, per poi futuri, diciamo, per eventuali rivendite e quindi scopi economici. Vorrei in questa mia breve nota introduttiva soffermarmi su 2 aspetti essenziali. Da un lato, per l'appunto, le minacce che i beni culturali corrono in tempo di conflitto armato. Questo perché, nonostante gli ultimi tempi, il pericolo il pericolo a cui sono sottoposti i beni culturali sia tornato in qualche modo in auge a causa delle vicende legate ad esempio al conflitto in Siria ma anche al conflitto in Libia, in realtà il problema non è assolutamente recente, ma anzi è un problema che in realtà ha da sempre diciamo, preoccupato la letteratura, anche la comunità internazionale e ne è testimonianza il fatto che oggi esiste una corposa regolamentazione a tutela dei beni culturali. Le minacce che quindi possono in qualche modo influire sulla protezione dei beni culturali sono di natura eterogenea e vanno dalla distruzione intenzionale o meno
al danneggiamento, ma anche, come dicevamo prima, appunto al furto di beni culturali per scopi puramente economici. Tra gli esempi più recenti, che in qualche modo sono ancora vividi nella memoria di molti di noi, ci sono sicuramente gli eventi per l'appunto del sito archeologico di Palmira, ma anche degli eventi un pochino più risalenti. Ad esempio nel 1992 è nota la distruzione della biblioteca di Sarajevo, che nella notte tra il 25 e il 26 agosto del 92 è stata attaccata tramite bombe incendiarie che ne hanno danneggiato, a volte irrimediabilmente, il patrimonio ivi contenuto. Per proteggere i beni culturali da tutte queste minacce, la comunità internazionale si è dotata di una serie di strumenti internazionali di tutela che a volte hanno natura più generale, e tra questi possiamo ricordare senz'altro le convenzioni di Ginevra del 49, ma anche i protocolli aggiuntivi del 77, che, dicevo, donano e conferiscono ai beni culturali una protezione piuttosto generale, perché non sono specificamente protetti in queste convenzioni, ma lo sono in quanto fanno parte dei beni civili, e quindi è vietato l'attacco nei confronti di beni civili, sia che si tratti di un conflitto armato internazionale che un conflitto armato di natura non internazionale. Vi sono poi degli strumenti che invece sono nati specificamente per proteggere i beni culturali, e tra questi possiamo ricordare sicuramente la Convenzione dell'AIA del 1954, che per l'appunto è dedicata alla tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato, alla quale poi è stato aggiunto un protocollo aggiuntivo nel 1999, che è stato adottato a seguito di un decennio piuttosto sanguinoso, un decennio che da molti è stato definito come uno dei decenni peggiori nel corso del Novecento, perché ha visto episodi di violenza, di guerre, di conflitti un po' in tutto il mondo, e in questo periodo ne hanno fatto le spese anche i beni culturali. Nonostante quindi esista un'architettura piuttosto ampia, piuttosto articolata, che mira a proteggere i beni culturali durante i conflitti armati, c'è da dire che però la prassi sicuramente non è sempre incoraggiante. Lo sappiamo perché per l'appunto la prassi più recente ci racconta di tanti episodi che hanno visto danneggiati o addirittura distrutti i beni culturali, però io vorrei chiudere queste mie piccole considerazioni introduttive anche con una nota in qualche modo di speranza. Nel 2012, infatti, diveniva nota la distruzione dei mausolei di Timbuktu ad opera di un gruppo armato di estremisti islamici, noto come Ansar Dine, il quale per l'appunto aveva preso di mira tutta una serie di beni culturali presenti in Mali, e naturalmente non è questa la nota positiva, ma piuttosto quello che è successo dopo. Di fronte a questa distruzione, la Corte Penale Internazionale è intervenuta e ha condannato infine la persona che vedete qui in foto, che è stato considerato il responsabile della distruzione di 9 mausolei a Timbuktu e di una moschea, e adesso Al-Mahdi, che è per l'appunto la persona che vedete qui in foto, è stato condannato a 9 anni di reclusione e sta scontando attualmente la sua pena. Si tratta della prima condanna specificamente legata a crimini di guerra per aver per l'appunto distrutto dei beni culturali, e dunque una nota che in qualche modo fa sperare, se non diciamo sul versante preventivo, quantomeno sul versante della repressione di questi crimini così odiosi. Nonostante questo, chiaramente le sfide per la protezione dei beni culturali, come vedremo nel corso del nostro incontro di oggi, sono tante, quindi non voglio rubare ulteriormente spazio ai relatori, e ringrazio ancora una volta tutti voi per la partecipazione, in particolar modo i nostri relatori e il dottor Conte che ci ospita, e dunque auguro a tutti un buon seminario. Grazie Claudia per il tuo intervento.
Lascio la parola a Paola, Paola Fratantoni, e poi cominceremo immediatamente il nostro rush con i nostri ospiti. Benvenuta Paola. Grazie mille Alessandro, ringrazio anche tutti i partecipanti e i relatori che hanno deciso di collaborare con noi per questa iniziativa e la dottoressa Candemo per l'introduzione che ci ha fornito, e durante la quale appunto ha delineato quelli che sono i tratti principali del tema che andremo ad affrontare oggi. Non vado a rianalizzare aspetti che ha già toccato la dottoressa Candemo, si è focalizzata quindi sulla presenza di uno strumento normativo per quella che è la protezione appunto dei beni culturali, del patrimonio culturale nelle zone affette da conflitti o da crisi. All'interno di questo lavoro, di questo progetto di ricerca che stiamo portando avanti, ci siamo quindi posti un'altra domanda: al di là dello strumento normativo, quindi che strumenti abbiamo oggi per migliorare effettivamente la gestione di questo patrimonio culturale e per quindi riuscire a tutelare, a proteggere meglio, evitare devastazioni come quelle appunto che ha menzionato dottoressa Candemo e che tutt'oggi toccano molti paesi come la Siria, la Libia e il Libano. E abbiamo visto che uno strumento che sicuramente viene in nostro aiuto è dato dallo sviluppo tecnologico, in particolar modo dalle tecnologie di osservazione satellitare. E nel corso degli anni, specialmente diciamo dal 2015 in poi, l'osservazione via satellite è stata utilizzata anche per appunto il monitoraggio di siti culturali. Quindi una tecnologia che nasce e si sviluppa in un contesto sicuramente diverso è stata trasferita e impiegata anche appunto in questo ambito, in questo settore. Ne abbiamo diverse esperienze positive a cui possiamo fare riferimento, tra l'altro anche in Italia. Menzionerei il progetto ATTIC, un progetto finanziato dall'ESA, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, e sviluppato in collaborazione con diversi istituti nazionali, centri di ricerca pubblici e privati. L'obiettivo di questo progetto, che è durato due anni, quindi è concluso, le attività sono concluse nel 2018, è stato proprio quello di impiegare le tecnologie di satellite per controllare lo stato di cinque siti culturali patrimonio dell'UNESCO situati in territorio italiano, quindi nella regione del Lazio e in Campania prevalentemente. Il rischio che veniva, che si cercava di monitorare, era l'esposizione di questi siti culturali a eventi naturali, come possono essere dei terremoti, piuttosto che degli incidenti industriali. Quindi sicuramente un contesto diverso da quello che è un territorio affetto da una crisi internazionale o da un conflitto. Ma da una testimonianza positiva appunto dell'utilizzo di questa tecnologia, di queste tecnologie per la tutela e la protezione dei beni culturali. Sempre in ambito europeo abbiamo il programma Copernicus, che prevede appunto l'utilizzo anche qui delle osservazioni via satellite, del GPS che abbiamo a disposizione a livello europeo, per tutelare e monitorare i siti culturali che sono situati nel nostro territorio, sia italiano che europeo. E vista appunto questa esperienza sicuramente di successo, il prossimo programma spaziale europeo, che entrerà in vigore dal 2021 al 2027, fa esplicito riferimento a un maggiore impiego di Copernicus appunto per la protezione e la tutela di siti culturali. Quindi traslando dalla dimensione che può essere un contesto normale come quello italiano, quello europeo, portiamo questa esperienza invece in un teatro diverso, quindi in un teatro dove ci sono conflitti in corso e quindi dove anche la tutela e la gestione del patrimonio culturale è sicuramente resa più difficile appunto dalla situazione politica del paese. Abbiamo anche in questo caso un'esperienza degna di nota, un'esperienza positiva,
che deriva dall'azione congiunta dell'UNESCO insieme all'UNITAR, che è l'United Nations Institute for Training and Research. Queste due istituzioni hanno firmato nel 2015 un accordo che prevedeva appunto la protezione dei siti culturali in zone di crisi, quindi in teatri interessati da conflitto, tramite l'utilizzo delle tecnologie dei satelliti, quindi delle tecnologie geospaziali. E in pratica, in questo contesto, l'immagine via satellite, che comunque è un'immagine attendibile, quindi una fonte attendibile e oggettiva, viene utilizzata per verificare le informazioni circa lo stato dei siti culturali, di questo patrimonio culturale, che vengono invece ricevute tramite fonti non ufficiali. Quindi avere riuscire a combinare quindi le informazioni non ufficiali con invece una testimonianza oggettiva che arriva dall'immagine via satellite, ha permesso comunque di fornire alle autorità competenti che si occupano in loco della tutela del patrimonio culturale, di comunque poter intervenire in modo più efficace e più più immediato ed evitare e comunque limitare i danni appunto a cui sono sottoposti o i rischi a cui sono sottoposti le bellezze storiche e artistiche di questi paesi. Sicuramente sono in corso diversi progetti europei, diversi finanziamenti che puntano a sviluppare ulteriormente queste tecnologie, quindi e a un impiego diciamo trasversale da un settore che può essere quello tipico della difesa a appunto l'osservazione dei satellite per la protezione dei beni culturali. Quindi è facilmente diciamo è plausibile che nei prossimi anni vedremo una maggiore avremo a disposizione delle nuove tecnologie o comunque di nuovi strumenti che potranno aiutare a tutelare, proteggere o intervenire in modo ottimale per evitare le devastazioni in questi territori. Io quindi evito di togliere ulteriormente tempo a tutti i relatori che parteciperanno oggi, quindi ricedo la parola al dottor Conte e li ringrazio nuovamente per la vostra attenzione. Grazie Paola, grazie per il tuo contributo. Allora andiamo avanti con il primo intervento tra i nostri relatori ospiti, il professor Alessandro Zanini, come abbiamo detto già presidente di Assorestaro, ma soprattutto archeologo. Benvenuto, a lei la parola, professore. Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori e grazie a chi ha la pazienza di seguirci oggi. Il mio ruolo è, in tre aspetti può coprire, in modo anche se molto generico e sintetico. Da un lato ovviamente quello di archeologo e quindi di persona che in prima persona ha sofferto per quello che è successo e sta succedendo in confronto ai beni culturali in area di crisi, come manager, come funzionario aziendale coinvolto quindi direttamente nel mondo della conservazione e appunto nel mio ruolo fino a poco tempo fa di presidente Assorestauro in quell'opera di internazionalizzazione anche in scenari medio orientali di quello che è l'apporto, l'aiuto che può dare il sapere italiano a questo strategico contesto, ma nello stesso tempo bisogna ammetterlo un po' sempre. I beni culturali, per chi li bazzica, sa benissimo che sono sempre portati in palma di mano, ma poi quando si va a batter cassa e quando si va a ragionare di veramente di strategie ben pianificate, poi le difficoltà aumentano a livello esponenziale. E quindi io farò una presentazione, mi scuso già da adesso se non coprirò certi argomenti, mi scuso sin da adesso se da buon archeologo e quasi storico io non posso non storicizzare il problema e non dargli un inquadramento generale, anche perché ho visto che sono l'unico relatore del settore dei beni culturali, diciamo, poi ci sono esperti di diritto internazionale, c'è il colonnello che ovviamente svolge un'opera molto più operativa e molto più magari utile di quanto possiamo fare noi.
Questa è la situazione. Secondo me, facendo una riflessione un po' storica, quello che è successo ora in Siria è un salto di qualità da questo punto di vista del ruolo dei beni culturali. Vi farò vedere un po' di diapositiva, un po' di storicizzare il problema. Però l'effetto siriano, proprio perché c'è stata sicuramente una regia molto, ma molto ben orchestrata, ha fatto passare un po' dai beni culturali da delle vittime dei conflitti armati a degli strumenti di propaganda, di pressione mediatica nei confronti dell'Occidente, perché noi siamo sensibili alla perdita di vite umane, ma siamo ugualmente sensibili alla perdita del nostro patrimonio storico e culturale, perché ripeto, non solo è stato danneggiato il patrimonio culturale siriano, ma ricordiamoci che il Medio Oriente, dalla Libia alla Siria, è un patrimonio greco, romano e cristiano, quindi ha un valore doppio e triplo per noi, che ovviamente è un qualcosa che colpisce la cultura, colpisce la nostra religiosità e colpisce sicuramente le nostre corde più sensibili e più profonde. E quindi c'è stata veramente una regia che ha fatto passare questo salto mediatico e sinceramente ovviamente se ne sono accorti i paesi coinvolti. Se a sinistra qui sotto vedete purtroppo questa scena orrenda sulla schiena di Palmira, dove sono stati purtroppo uccisi i combattenti dell'esercito siriano, beh, dopo, quando è stata liberata, ovviamente c'è stato un concerto delle forze armate russe. E quindi, se è un forte strumento di pressione mediatica durante, per la sua distruzione, per i suoi danni e per i suoi rischi, lo è assolutamente dopo, da un punto di vista di pressione strategica, di ruolo che un paese può svolgere nella ricostruzione. Cioè è veramente una linea di importanza che non va sottovalutata e che ovviamente, se uno è attore primario nella ricostruzione culturale del paese, poi lo è anche nella ricostruzione civile, quindi purtroppo bisogna dirlo, in un business che è assolutamente enorme. Oltre a questo, se ne è già parlato, si sa, la Siria ha dimostrato che c'è stato un mercato dell'illecito, devo dire, iniziato già con il museo di Baghdad, dove fra l'altro poi dopo la nostra attività italiana, spero che il colonnello ne parli, ha svolto un'opera fondamentale di recupero, di arginare questo dramma che è stata la distruzione del patrimonio più immobiliare, diciamo, in quel caso, perché era uno strumento di finanziamento, era una possibilità di guadagno diretto. E quindi dopo l'Iraq la Siria sicuramente ha dimostrato un qualcosa di più, un qualcosa di tremendo. Sono convinto che questa regia non sia assolutamente islamica, ma sono convinto che questa sia una regia occidentale, islamizzata, perché era troppo fine, era troppo contro di noi per poter essere un qualcosa di brutale, era tutto meno che brutale, purtroppo. Guardate che i beni culturali sono stati vittime da sempre di danni, trasformazioni, vicissitudini. A sinistra avete il Duomo di Siracusa, che era un tempio greco, se non sbaglio, se ben mi ricordo, dedicato ad Artemide, o l'orrore che fu detto della cattedrale di Cordoba, che era una bellissima moschea prima. Quindi i beni culturali sono sempre stati vittime di trasformazioni e di successivi danni. Si è parlato giustamente della biblioteca di Sarajevo, ma ricordiamoci che estremismi religiosi a noi molto più vicini, perché i cristiani hanno distrutto gran parte del sapere greco-romano nella biblioteca di Alessandria, al di là dell'uccisione, famosa uccisione di Pazzia. Quindi in tutte le epoche c'è stata un uso e una sfraghissa, cioè un voler dar prendere e usare questi beni culturali. Chiunque vada a Paros vede che questo fortino cristiano medievale non fa altro che recuperare, dopo averlo distrutto, un tempio greco. Questi sono rocchi di colonna di un tempio greco. E quindi nel Medioevo, il Medioevo ampiamente, lo sapete, non parliamo ovviamente di quello che è successo a Roma, perché è sulla bocca di tutti e tutti lo sanno, ma se vedete poi qui, per esempio, quello che è successo col Partenone, sapete benissimo che è colpa nostra se è ridotto in questo stato, perché
nella seconda metà del XVII secolo, un ammiraglio veneziano lo bombardò perché era un arsenale turco. Come vedete dopo, una moschea a marcare il territorio. Ricordiamoci anche che i beni culturali possono essere vittime in vari modi di pressioni e di come dire di danneggiamenti. Qui vedete per esempio un monastero bizantino in Terra Santa che è stato circondato in modo assolutamente, come dire, invasivo da parte di una colonia ebraica. Mi viene lo spunto di ricordare, senza voler entrare troppo nel merito, anche perché come Assorestauro abbiamo collaborato molto con il VGM, cioè con la soprintendenza speciale turca per il restauro, però dobbiamo ricordare che Erdogan e tutta la Turchia stanno lavorando fortemente sul recupero dei beni culturali, ma soprattutto e quasi esclusivamente di fase ottomana, con delle attività e con delle azioni anche relativamente invasive e diciamo obliteranti o comunque mettendo in secondo piano le fasi precedenti bizantine. Quindi sono strumento non di distruzione né di mercimonio, ma sono strumento, come dire, di voler marcare qualcosa. E lo sapete benissimo, il ponte di Mostart, i Buddha distrutti dai talebani, queste sono cose sulla bocca di tutti, e anche giorni nostri questo volere per forza toccare la storia. Guardate che queste sono immagini prese 2 anni fa, quindi Black Lives Matter non è riferito a questi giorni, ma è purtroppo riferito già a qualcosa che era già successo prima. Ora, questo voler distruggere la storia, poi lo lascio al giudizio di ognuno, non è il caso di addentrarci ora adesso, ma come vedete, certo, sono statue moderne, però comunque sono sempre, rientrerebbero sempre nel concetto dei beni culturali. Bene. Un minimo accenno, visto che non ci sono esperti di conservazione, che cosa succede quando un bene culturale viene distrutto? Le opzioni sono alcune. La prima è il com'era dov'era, cioè ricostruirlo dov'era e com'era, come è successo il ponte di Mostar, qui per esempio molto più vicino a me ci arriva a piedi, il ponte Santa Trinita a Firenze, sapete benissimo tutti i ponti furono distrutti, a parte il ponte vecchio che furono rovinate le case attorno, e quindi poi si decise di ricostruire i ponti anche sulla base appunto di planimetria, di dati originali degli originali costruzioni, degli originali disegni preparatori. Un'altra possibilità è quella di ricostruire la forma, ma di distinguere la materia, cioè fra la parte originale e la parte ricostruita. Questo è un esempio ungherese, ma se ne potrebbero citare tanti. Vi faccio vedere quest'ultima scelta, che così è molto interessante, la Basilica Paleocristiana, se non sbaglio, si Ponto, e qui è stato scelto di ricostruirne i volumi, la volumetria, con questa struttura moderna, proprio direttamente sullo scavo archeologico. Queste sono le possibilità, diciamo, di ricostruzione. Un'altra scelta è quella della storicizzazione dell'evento. Qui siamo a Berlino, ovviamente questa era la cattedrale, una delle tante cattedrali e delle tante del Berlino, sapete benissimo, è stata distrutta da un bombardamento, ma da una serie di bombardamenti inimmaginabili. E nulla è rimasto quasi del centro storico. Hanno deciso, ma anche come la cattedrale di Colonia, di lasciare questi lacerti a memento e a testimonianza di quello che purtroppo era successo. Questo ovviamente, come potete leggere, ha creato anche un po' di dubbi, perché questo accostamento col moderno, anche la parte superiore è moderna, quindi si possono essere ricostruzioni opinabili. La storicizzazione comunque anche di eventi bellici non è solo un caso, direi che nel nostro mondo occidentale è abbastanza comune. A sinistra lato vedete Coventry, che come ben sapete fu il primo bombardamento, diciamo, a tappeto, poi furono ripagati con ben altra moneta i tedeschi, e fu il primo bombardamento dell'Inghilterra nel secondo conflitto mondiale.
purtroppo sono tutti esempi secondo conflitto mondiale. Questo a destra in alto vedete questo Randur-sur-Glane, che è un paese, chiamiamola una marzabotto francese, a causa di un'uccisione di un ufficiale delle Waffen-SS, poi ci fu una strage tremenda il giorno dopo e una distruzione del paese, si decise di storicizzare. Quel paese non solo non fu ricostruito, ma fu lasciato così com'era, perché ovviamente fu anche incendiato, a memento del dramma vissuto dalla popolazione. In basso a sinistra vedete Dresda, ci sono stato, lì c'è una completa storicizzazione degli eventi bellici, c'è una ricostruzione, ma come vedete le pietre scure e le pietre rosse, ma non sono così, sono perché sono state bruciate dalle bombe al fosforo americane. A destra in basso invece un esempio italiano molto più vicino a noi, è la Sala delle Cariatidi a Milano, nel Palazzo Reale, anch'essa vittima di un bombardamento, l'Istituto Superiore Centrale del Restauro di Roma, che ha coordinato l'intervento, poi ha deciso di restaurarlo ovviamente, ma di lasciare le tracce di quello che era successo. Un esempio magari a voi non noto, ma che è veramente interessante, che questo modo, diciamo, di storicizzare è successo anche a Beirut. Sono avuto proprio con le missioni di assistere alla possibilità di visionare, è molto bello. Sapete bene che ci fu la famosa linea verde, che era una linea che demarcava le fazioni in lotta nel conflitto, diciamo nella guerra civile quasi, che ci fu a Beirut. E fra l'altro il museo era proprio sulla linea verde, però poi vi farò vedere un'altra cosa. Questo palazzo in basso, anch'esso era sulla linea verde. Aiuto, no? Non sbaglio, ecco. Questo è il museo, il cerchio rosso sta a indicare del cemento, perché questi sono favolosi sarcofagi di epoca romana, che furono fatte le cassaforme di cemento per proteggerli dai bombardamenti e si sono salvati. Queste sono le tracce appunto non della storia, ma dell'intervento protettivo che fu fatto proprio perché questo museo distrutto nelle strutture esterne, però ha permesso la preservazione e la conservazione del patrimonio culturale al suo interno. Ecco, questo è il palazzo. Come vedete è restaurato storicizzando esattamente gli eventi che ha subito e con una differenza materica fra quello, vedete ci sono le parti nuove e delle parti originali. L'unica cosa, vabbè, questo è personale, mi lascia un po' perplesso l'effetto groviera dei colpi, non solo di fucile ma anche di calibro maggiore, che hanno interessato la facciata, perché questa era la postazione dei Cecchini Cristiani, che era all'interno, anche questa è stata lasciata esattamente. Se vedete alcune infrastrutture, tipo in basso a destra il pavimento è moderno, ma c'è un stacco proprio materico, ecco, qui lo potete apprezzare meglio, fra l'originale e il ricostruito. E diventerà un centro culturale, si spera, per la riconciliazione e per la pace, che se in questo momento il Libano non sta vivendo un bel momento da un punto di vista di crisi economica soprattutto. Siti archeologici e conflitti armati, sì, questo solo per farvi vedere, questo era un volantino che era stato dato dalle truppe multinazionali durante il conflitto iracheno, se non sbaglio, che era un warning per la serie, dice non utilizzate un bene storico, perché noi non lo vogliamo toccare, non lo vogliamo bombardare. Se però diventa un luogo, una postazione di comando o una centrale di tiro, noi non possiamo fare a meno di purtroppo a quel punto perde la connotazione di bene culturale e perde purtroppo la possibilità di essere difeso e di essere di essere zona franca, ecco. Fra l'altro, poi ve lo farò vedere, il crack dei cavalieri in Siria purtroppo divenne una centrale di tiro, un centrale di comando di Daesh. Ieri sera ho avuto un colloquio telefonico con un mio collega del CNR di Catania, che mi ha un po' spiegato la situazione libica, mi ha accennato, quindi la prendiamola col beneficio di inventario, e sono cose così riportate di cui in parte non mi assumo la responsabilità. Ho insegnato in Sicilia, quindi so per certo che la scuola, l'Accademia Siciliana ha avuto per anni a Leptis Magna, a Sabrata,
e a Cirene hanno avuto scenari di ricerche archeologiche per anni e per decenni, quindi c'è un legame fortissimo fra la Sicilia, fra l'Italia, la Sicilia e la Libia. E qui la situazione, cosa è successo? È successo, mi sono stati ripetuti danni sin dalle prime rivolte contro Gheddafi, saccheggi, però saccheggi anche dei recuperi, perché a differenza della Siria, la Libia non era questa guerra civile, non ha questo scenario internazionale così ampio e non c'erano i canali che i siriani, insomma, diciamo, il Daesh, come vendeva petrolio e grano, così vendeva anche oggetti d'arte, mentre invece questo no, quindi sono, diciamo, tribù di beduini che l'hanno rubata, ma in parte sono state recuperate. La buona notizia è che appunto il governo ufficiale, quello supportato anche da noi, quello di Fayez al-Sarraj, ha chiesto all'assessorato siciliano culturale la collaborazione per reintegrare il personale libico da un punto di vista di formazione. Sicuramente l'esperienza più complessa è la situazione siriana, quella dove appunto dicevo si è visto in un modo molto più grave, molto più anche impressionante quello che era l'effetto del danno ai beni culturali. Calcoliamo che la Siria era bellissima, sia perché la città vecchia di Damasco e di Aleppo, ma poi per questa conservazione della fase romane e comunque antiche, non parliamo poi anche purtroppo delle chiese cristiane. E quindi tutto questo è stato sicuramente una delle principali vittime. Noi abbiamo visto Palmira e l'abbiamo, come dire, abbiamo sofferto per essa, ma non solo questo, è stato un problema molto più generale. Abbiamo avuto la possibilità di avere dei rapporti diretti con una persona che poi è un archeologo che è stato anche premiato in Italia, il professor Mahmoud Abulkarim dell'Università di Damasco, che fino al 2019 è stato il responsabile del DGM, cioè del Direttorato Generale per le Antichità e i Musei, e poi va bene, nelle nostre missioni come assessore abbiamo avuto la possibilità di interloquire con Cristina Menegazzi, la responsabile dell'UNESCO per quell'area lì. E sicuramente la situazione cioè è stata spiegata abbastanza meglio. Allora, loro hanno sofferto, ovviamente soffrono l'assenza di specialisti e ovviamente di territori che non erano più controllati dal governo centrale. Sicuramente, mi diceva appunto il professor Abdulkarim, loro hanno tentato disperatamente, finché potevano, viaggiavano anche in aree. Anche in aree controllate dai ribelli, forse non da Daesh, diciamo dai ribelli chiedisti, e tentando di recuperare. Ovviamente loro già all'inizio della guerra civile hanno sicuramente messo da parte, i beni mobili li hanno tentato il più possibile di proteggerli. Questo è il crack dei cavalieri che è stato danneggiato, ma che è stato il primo a essere recuperato. Loro non vogliono ricostruire, loro vogliono assolutamente, poi vi dirò insomma per il ruolo dell'Italia, loro non vogliono ricostruire, non vogliono una ricostruzione come il com'era dov'era, non gli interessa, vorrebbero qualcosa di diverso. Sicuramente è stata un'opera di sensibilizzazione di tutta la popolazione da questo punto di vista. Sono state recuperate molte opere. Qui sotto vedete è tratto, loro hanno fatto un database molto importante, hanno lavorato molto anche da un punto di vista informatico per avere una catalogazione dei beni. E sono riusciti a arginare la situazione sia da un punto di vista di recupero dei materiali, sia da un punto di vista poi proprio di salvaguardia anche dei beni architettonici. Hanno continuato e hanno continuato disperatamente a fare missioni e protezione di quello che potevano fare e documentare il più possibile. E quello che non hanno fatto di buono, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, l'onore di conoscere questi responsabili siriani
in Libano e che hanno mantenuto i contatti con le organizzazioni internazionali, anche perché si sono ovviamente dimostrati, hanno tentato di essere, diciamo, non meno governativi possibili, ma il più imparziali possibili. Il ruolo dell'Italia in tutto questo. Allora, noi ci siamo mossi per primi da questo punto di vista, sia dal 2014 con incontri internazionali, con delle mostre, con delle opere di sensibilizzazione, con la collaborazione alla formazione. Noi stessi, io prima persona, ho organizzato un incontro durante il Salone di Firenze nel 2018, facendo parlare non solo il professore, ma facendo parlare chi è il referente italiano, cioè il professor Mattie. Ricordiamoci che poter avere dei rapporti con la Siria è sacrosanto passare da lui, perché è la memoria storica di tutto quello che è stato fatto non solo a Ebla, ma da un punto di vista archeologico in Siria. E l'ICR, o SSCR, chiamatelo come volete, l'Istituto Superiore per il Centro Restauro e la Conservazione di Roma, è stato il primo luogo all'estero a cui è stato chiesto, il primo posto, il primo centro della conservazione a cui è stato chiesto di collaborare, perché sono stati inviati questi due frammenti funerari, questi due busti funerari di epoca romana, diciamo, primo impero, insomma, primo impero no, insomma, diciamo, di epoca fino al secondo DC, e che erano stati distrutti e sono stati restaurati. Fra l'altro, qui è stato fatto specularmente una ricostruzione, vedete, con 3D, con un reintegro moderno, diciamo. E quindi l'ICR è stato il primo posto dove è stato, come dice, a cui si sono rivolti i siriani. Nello stesso tempo, appunto, grazie anche all'attività anche lì di Rutelli, durante quelle mostre a Roma è stato ricostruito sia il soffitto di Tempio di Bel, questa è un'opera della Trieco, di un'azienda italiana, sia un restauratore fiorentino ha ricostruito il leone alato di Nimrud, che è stato distrutto. Il leone alato di Nimrud è stato distrutto, come vedete, penso che l'originale fosse un museo, quelli che hanno distrutto sui siti fossero delle ricostruzioni. Comunque Nimrud, come vedete, è stata non distrutta, di più danneggiata. Però, ampliando la riflessione, il ruolo che ha avuto l'Italia negli ultimi, non due anni, ma negli ultimi decenni, è un ruolo molto importante. Qui dobbiamo ringraziare sia l'Università Italiana, sia il CNR, che anche tutti gli istituti come gli SMEO, oppure, che purtroppo non c'è più, fra l'altro, oppure l'ICR. Perché? Perché abbiamo mantenuto aperti dei canali culturali di restauro, ricordiamo anche tutta la nostra attività nei territori palestinesi, poi si sono rivelati utili strategicamente per il nostro governo per poter riallacciare i rapporti a livello istituzionale. Come disse Calenda, i beni culturali, quando inaugurò la moschea che avevamo restaurato a Istanbul, i beni culturali sono una chiave che apre diverse porte. Questo forse dovrebbe essere tenuto presente un po' più spesso e soprattutto in modo un po' più importante. Ricordiamoci per esempio, appunto, il restauro dell'architetto Galdieri dell'Ismeo a Isfahan, che dopo la guerra Iran-Iraq lui condusse in prima persona, quindi abbiamo avuto un ruolo che poi questo si è riversato, perché gli iraniani, quando si sono riaperti prima, ormai 4-5 anni fa, prima delle nuove sanzioni, hanno scelto non solo l'Italia, ma hanno scelto innanzitutto l'aspetto culturale italiano per poter poi riaprirsi, anche se in minima parte, all'Occidente. Questo dovrebbe essere tenuto presente. Le nostre aziende lavorano italiane, lavorano quando possono, lavorano in Medio Oriente. Qui abbiamo esempi a Tiro, a sinistra, ricordiamoci i bombardamenti israeliani, e a Sidone anche, tutte e due furono attaccate penso dall'artiglieria, ma soprattutto penso all'aviazione bombardata e all'aviazione israeliana, e sia l'area portuale di Tiro che il castello, quella a destra del castello dovrebbe essere di San Luigi a Sidone, sono opere di restauro. Ruolo importante anche con la Banca Mondiale, quello che abbiamo svolto come aziende in generale a Baalbek, tutta l'area archeologica di Baalbek è stata
è stata restaurata grazie ad aziende e al, diciamo, al sapere italiano. Questa è l'ultima slide, mi scuso per essermi dilungato. Come vi chiedevo, la Siria non ci chiede ricostruzione, ci chiede formazione, progettazione, perché vogliono sapere cosa devono fare, perché si trovano situazioni di diciamo distruzione completa, distruzione parziale e distruzione poco parziale, diciamo distruzione che permette un restauro. Noi abbiamo una tradizione, come avete visto, sia accademica che di università, e abbiamo un'esperienza di aziende private che operano nel Medio Oriente, e nello stesso tempo abbiamo anche, come avete visto, tecnologie d'avanguardia. Quello che vorremmo come associazione, quello che vorremmo come archeologi, quello che vorremmo come aziende, è che questo fosse percepito meglio, perché poi quando andiamo a parlare a Beirut con l'UNESCO ci viene bisbigliato: guardate che i francesi ci stanno già muovendo, guardate che polacchi ci sono, guardate che questo c'è, in qualche modo triangolando dal Libano stanno già operando. Quindi vorremmo che le nostre istituzioni fossero un po' più sensibili, un po' più pragmatiche, si sporcassero fra virgolette fra le maglie delle sanzioni un po' più le mani, per non perdere questo ruolo strategico, perché se noi ci chiedono la formazione, se noi ci chiedono i primi restauri, se noi ci chiedono come fare, poi non vorremmo che poi quando ci si siede al tavolo poi reale del business non ci fossimo noi. Però questo, diciamo, questa nostra debolezza un po' internazionale purtroppo mi sembra di percepirla un po' in generale. Io vi ringrazio e mi scuso un po' per il tempo che vi ho preso. Grazie. Grazie professor Zanini. E, tra l'altro ha accennato alcune cose molto importanti, innanzitutto che l'attacco e la distruzione dei beni culturali storicamente è stata sempre oggetto di devastazione durante le guerre, purtroppo anche forse ostaggio delle guerre. E, interessante anche l'attività che si svolge in Libano, a Tiro e Sidone. Io sono stato a Tiro e con l'Università di Beirut mi hanno raccontato di come durante la guerra civile furono sfregiati con la dinamite parte del complesso monumentale proprio per vendere questi pezzi sul mercato nero e quindi alimentare le fazioni in armi. Questo è uno degli effetti più comuni dei beni culturali nelle zone di conflitto, come quello dell'azzeramento della cultura per poter poi imporre una nuova cultura. Questo l'abbiamo visto in passato, naturalmente storicamente, nel periodo imperiale romano e successivo, ma anche più recentemente nella Seconda Guerra Mondiale e poi comunque anche nel scorso decennio negli eventi legati al fondamentalismo islamico in Medio Oriente. Voglio lasciare la parola immediatamente al colonnello Spadari del Nucleo Tutela Beni Culturali dell'Arma dei Carabinieri, che ringrazio ancora per essere stato con noi, perché ci possa portare una sua testimonianza proprio su queste esperienze fatte in territori internazionali. Benvenuto, colonnello. Buonasera a tutti e grazie per l'opportunità che avete dato al nostro comando. Io inizierei brevemente a illustrarvi quello che è il nostro comando, cosa facciamo e chi siamo, per poi andare a parlare un po' di queste devastazioni a livello internazionale che ci sono in danno del patrimonio culturale. Diciamo che il Comando Carabinieri del Patrimonio Culturale è nato nel 69 e qui l'Italia ha anticipato i tempi rispetto a tutti gli altri paesi. Difatti solamente nel 70, con la Convenzione di Parigi, l'UNESCO ha invitato tutti i paesi membri a dotarsi di una forza specializzata nel contrasto dei reati contro i beni culturali. E l'Italia nel 69 già l'aveva costruita. All'epoca era un piccolo nucleo composto da 8 persone a Roma che si occupava di tutta Italia. Oggi siamo un po' cresciuti, non di molto, ma siamo un po' cresciuti. Questa è la nostra struttura. A Roma abbiamo il nostro comando e poi abbiamo sul territorio 15 nuclei sparsi un po' per tutto il territorio e una sezione a Siracusa che si occupa della
della Sicilia orientale. A Roma c'è anche il nostro reparto operativo, che è l'organo investigativo per eccellenza, che si occupa delle indagini più consistenti e in particolare quelle che hanno respiro internazionale. E ad oggi dobbiamo dire che tutti i reati in danno del bene culturale ormai hanno natura transnazionale. Difatti sempre più spesso beni rubati, parliamo dell'Italia, vengono recuperati all'estero. Inoltre abbiamo un nostro rappresentante in sede di UNESCO. L'Italia è l'unico paese che ha un rappresentante di polizia in sede di UNESCO. Abbiamo un rappresentante, e questa è la prima volta che accade per quanto riguarda l'Unione Europea. Come sapete, l'Unione Europea ha, nel suo servizio di sicurezza dei confini, ha in giro per il mondo 20 missioni. Sono missioni che vengono mandate nei posti dove si pensa possa venire pericolo per i nostri confini, e questo particolarmente vale per le aree di crisi dove c'è il terrorismo che impazza. Per la prima volta l'anno scorso la missione EUAM Iraq ha chiesto uno specialista nella natura del patrimonio culturale, perché appunto l'Iraq, come sappiamo, come il professore può meglio, molto meglio di me illustrarci, insomma è un po' la culla di tutte le civiltà. Infine abbiamo anche un ufficiale in Europol. Questi sono tutti ufficiali dei carabinieri TPC in giro per il mondo. Brevemente i nostri compiti. I compiti io ridurrei a un concetto essenziale. Noi, a differenza dei nostri colleghi polizia e carabinieri che si occupano di altre tematiche, il nostro compito principale non è arrestare il delinquente o il criminale. Il nostro compito principale è riportare a casa i beni sottratti al patrimonio culturale nazionale, e per fare ciò mettiamo in piedi una serie di attività, da quella preventiva a quella di contrasto. E da pochi anni, da circa 5-10 anni, abbiamo messo su anche un'attività addestrativa con una sezione addestramento, con la quale addestriamo polizie e funzionari di ogni paese e dall'estero, ma da ogni dove, da ogni continente. Infine interveniamo come task force UNIFOR-EDGE in quelle aree di crisi dove il patrimonio culturale è in grave pericolo. Questo è un argomento, e poi riprenderò dopo anche per l'Iraq. La sensibilizzazione, secondo noi, è uno strumento importante, imprescindibile. Non è sufficiente l'attività di polizia o carabinieri per garantire il patrimonio culturale, ma è necessario che ci sia l'intervento di tutti i cittadini, che devono prendere coscienza dell'importanza del patrimonio culturale, che non è solamente la muta di Raffaello o la pietra di Michelangelo, ma è ogni bene che testimonia l'esistenza della civiltà, della nostra civiltà. Per fare questo abbiamo anche un sito specializzato e un'app in cui cerchiamo di diffondere il più possibile quel concetto, specialmente ai giovani, il concetto di patrimonio culturale. Strumento fondamentale dell'attività di contrasto ai reati criminali, e qui andiamo anche a ricollegarci con quello che sono le aree di crisi. Nelle aree di crisi, sì, distruzione sì, ma come ha detto ma come stiamo dicendo, distruzione, se voi pensate intorno al 2015, quando tutti i telegiornali mandavano immagini di distruzione da parte dell'ISIS del patrimonio culturale iracheno, vedevamo solamente la distruzione di statue, di grandi statue, di grosse dimensioni. Erano beni che non potevano essere commercializzati. Non si è mai vista la distruzione di un'anfora piuttosto che di un cratere. E questa dice lunga sul fatto che l'ISIS abbia sicuramente tratto benefici economici dal traffico di beni culturali. Se non c'è informazione a livello internazionale sui beni che vengono depredati, non si ha la possibilità di andare a ricercare nei mercati internazionali beni sottratti in tutti i paesi, ma in questo caso specialmente nei paesi nelle aree di crisi. L'Italia ha una banca dati che per numero di informazioni contenute è in assoluto la prima a livello mondiale. La nostra banca dati contiene informazioni per oltre 1.200.000 beni rubati.
se pensate che la seconda come dimensione è quella francese, con solo 105.000 beni. Come vedete, abbiamo memorizzato 60.000 furti circa, ma il 10% più o meno di questi sono reati commessi all'estero. Questi sono numeri che mi piace ricordare, perché non è possibile calcolare a livello economico quanto il valore di qualcosa che si riporta a patrimonio culturale italiano, perché non è solo il valore strettamente economico, ma il valore, appunto, come dicevo, di testimonianza della civiltà italica. Task Force non è fuori dalle leggi. Nel 2015 UNESCO lanciò una campagna, appunto Unite for Age, con la quale voleva sensibilizzare un po' l'opinione pubblica mondiale su cosa stava accadendo in giro per il mondo, in particolare in Siria col tempio di Baal e in Iraq. E con questa campagna UNESCO invitava tutti i paesi membri a dotarsi di una task force che fosse in grado di intervenire rapidamente in zone dove il patrimonio culturale era in crisi. Nel 2016 l'Italia fu la prima e ad oggi l'unica nazione che ha firmato un accordo con l'UNESCO e è stata istituita ufficialmente la Task Force italiana United for Heritage. Questa è la Costituzione. All'inizio eravamo solamente 30 carabinieri del PC e 30 funzionari del Ministero dei Beni Culturali, esperti, perché noi siamo carabinieri, non siamo esperti, non siamo archeologi, non siamo storici dell'arte, per cui abbiamo per forza necessità di collaborare e avere insieme a noi esperti in questo settore. La Task Force italiana è composta da carabinieri TPC specializzati in questo e da funzionari del Ministero dei Beni Culturali. Queste sono le ipotesi di impiego in caso di calamità naturali in Italia o all'estero. All'estero in missione di pace e in aree dove c'è pre e post conflitto. Ovviamente in Italia operiamo, non dico liberamente, ma quasi, perché il nostro ministero ci invia in giro per l'Italia senza problemi. All'estero abbiamo bisogno, siccome siamo comunque una forza militare, abbiamo necessità che ci sia sul posto una missione internazionale o che la nazione interessata richiede il nostro intervento, perché comunque noi siamo militari, non possiamo andare a fare una missione come fanno molto bene le nostre università in Iraq, che sono particolarmente attive, Milano, Torino, Bologna, Roma, come civili. Noi, essendo militari, siamo visti un po' più con particolare riguardo, per cui non possiamo muoverci liberamente. La prima volta che purtroppo siamo scesi sul campo è stato nel 2016, l'agosto 2016, con i terremoti dell'area centrale. E io ho visto queste immagini dal vivo, sono andato il giorno stesso del terremoto, ma ho visto anche Mosul e vi assicuro che vedere le immagini di Mosul e quelle di Amatrice praticamente non cambia nulla. Sono zone completamente distrutte, una da una calamità naturale e l'altra dalla furia umana. Però quello che facciamo sul campo, l'ispezione e recupero e messa in sicurezza dei beni culturali, vale per entrambi gli scenari. All'estero, c'è stata la prima missione dei carabinieri TPC all'estero dal 2002 e 2003 in Kosovo, dove ci sono diversi monasteri che dopo la guerra della Jugoslavia, bombardamento che c'è stato, sono stati messi in posto sotto attacco dai kosovari di origine albanese che volevano un po' rivendicarsi tutti i soprusi patiti per lunghi anni. Siamo andati in Iraq la prima volta nel 2003. In particolare nel 2003 due nostri ufficiali erano a Baghdad e collaboravano con i funzionari del Museo Archeologico Nazionale di Baghdad. Ora si parla di ISIS che ha distrutto e ha depredato l'Iraq, ma qui siamo nel 2003 e in quel periodo dal Museo di Baghdad mancavano 12.000 pezzi, 12.000 beni archeologici e non c'era l'ISIS ancora. La storia, come diceva la dottoressa Candemo,
le minacce non sono recenti, le minacce al parametro culturale vanno indietro di secoli. E poi adesso, ultimamente, c'è il vezzo di addossare tutto ai terroristi, ma non sono solamente i terroristi. Questa è qualche scena del museo di Baghdad del 2003. Come vedete anche qui, devastazione. Questa era subito dopo la caduta di Saddam. Hanno distrutto praticamente tutto. Oggi noi siamo particolarmente attivi in Iraq perché appunto ci è stato richiesto sia da UNESCO sia dalla coalizione internazionale. Abbiamo un'attività all'interno della coalizione internazionale anti-ISIS e l'Italia è protagonista, è il secondo paese come numero di militari sul campo dopo gli Stati Uniti, ma è sicuramente leader per quanto riguarda l'addestramento delle forze polizie irachene. Dal 2016 abbiamo iniziato anche a fornire contributo per quanto riguarda l'addestramento del campo dove è parima culturale. E ad oggi abbiamo tirato fuori 38 corsi, addestrando circa oltre 1000 unità, sia a Baghdad che a Erbil. Dall'anno scorso, come ho detto, c'è un ufficiale nostro. Da maggio l'anno scorso a maggio di quest'anno ero io, adesso mi sta dando il cambio un collega. Facciamo parte della missione EOM, che è una missione che fa in sostanza consulenza sia al Ministero dell'Interno e a quella della cultura, nel contrasto in questo caso dei crimini contro il patrimonio culturale. Io ho avuto modo di conoscere e di incontrare per ben due volte il Ministro della Cultura iracheno, dottor Al-Madani, che era la persona giusta al posto giusto. Mi piace ricordarlo perché è un archeologo che nel 2003-2004 andava in giro con i carabinieri in Iraq a recuperare i pezzi che i predoni portavano via. Adesso il governo è cambiato e giustamente si sono accorti che c'era la persona giusta al posto giusto e quindi non è stato riconfermato. Questo è quello che dicevo, le immagini che abbiamo visto in TV. Come vedete, vanno a distruggere il leone alato Nimrud, statue piuttosto di dimensioni consistenti, ma non c'è niente relativo ai beni mobili. Ora, è bene che dobbiamo essere onesti con noi stessi. Nei paesi dove c'è la sottrazione dei beni culturali, del patrimonio culturale, è solamente perché in giro per il mondo c'è una richiesta di beni culturali provenienti da questi paesi. E ad oggi credo che gli amici iracheni abbiano stimato che in giro per il mondo ci sono circa 250.000 reperti archeologici sottratti nel tempo all'Iraq. Questo avviene perché? Perché se voi andate sulle aste principali internazionali trovate reperti di origine mesopotamica. Ci sono collezionisti che sono pronti a versare molti soldi per avere un pezzo di questi. Logicamente il mercato chiede e c'è chi in via criminale offre. La cosa che non, una delle lacune che c'è è la mancanza di informazioni. Come vi ho detto, il nostro compito principale è ricercare i beni portati via al patrimonio culturale italiano in primis, ma anche le altre nazioni. Ma se non abbiamo informazioni su cosa cercare, è impossibile per noi avviare qualsiasi attività. Questo è un esempio che mi piace citare. Nel 2016, andando un po', internet è un gran bel strumento, specie per noi, perché ci permette di entrare nei cataloghi delle case d'aste piuttosto che nei musei internazionali e andiamo a dare un'occhiata su cosa c'è in vendita. Abbiamo trovato oltre 400 beni archeologici di origine mesopotamica che però non risultavano come beni rubati, cioè non erano né nella banca dati Interpol, che è quella a livello internazionale, era il punto di riferimento per tutte le polizie del mondo, né nella nostra banca dati, che è la più grande del mondo. Noi non ci siamo fermati, ma andiamo avanti, perché comunque erano sospetti, perché i documenti d'origine che li accompagnavano erano stati falsati grezzamente, e soprattutto perché poi facevano parte della red list di ICOM come tipologia di beni che essere trasportati dai quei paesi, in questo caso l'Iraq. Abbiamo mandato informazioni tramite Interpol ai amici iracheni, ci ha detto sì, effettivamente quelli ci hanno rubati. Questa è una tavoletta che abbiamo trovato. E conclusioni.
Io vi riporto quello che è la mia esperienza. Io sono 7 anni che sono al comando di PC e sono il responsabile dell'unità che gestisce la banca dati italiana, e da circa 3 anni giro un po' il mondo. Gli ultimi 3 anni ho fatto circa 2 anni in Iraq. Quello che ho trovato in Iraq, penso che ci sono delle cose a fattor comune a livello internazionale. Prima la dottoressa Condema ha citato le varie normative che sono state tirate fuori ultimamente a livello internazionale, specialmente in caso di evento bellico. Ma a queste possiamo aggiungere anche le risoluzioni ONU, le convenzioni, la Convenzione Palermo. Però stiamo parlando di regole e regolamentazioni in caso di eventi bellici regolari, con truppe regolari sul campo. Ma negli ultimi anni questo non avviene. È sempre una parte, quasi sempre, di terrorismo che avvia la guerra. E questi signori sicuramente non stanno dietro alle convenzioni e alle risoluzioni ONU. Fanno quello che devono fare. E la distruzione del patrimonio culturale, come ha detto anche il professore, l'aspetto religioso è un pretesto, ma non è il motivo principale. La distruzione, secondo me, del patrimonio culturale vuol dire che si punta a distruggere l'identità di un popolo, di una nazione, o di una parte della popolazione. Distruggendo questo vuol dire che non ci sarà memoria in futuro per chi verrà su civiltà passate. Caso emblematico, io mi piace ricordare, fu quando nel 43 a Berlino gli studenti universitari, parliamo di studenti universitari, per cui persone che dovrebbero essere avvezzi alla cultura, bruciarono decine di migliaia di libri solamente perché erano di origine ebraica. E lì si tentava di distruggere non tanto il libro in se stesso, ma quello che era l'identità del popolo ebraico. A livello internazionale quello che manca adesso sono carenze legislative a livello di ogni nazione. L'Italia ha una forte legislazione attuale per il patrimonio culturale, così come ce l'ha l'Iraq. L'Iraq ha una legge 2002 che è molto simile alla nostra, è molto stretta, è molto dura. Ma non tutti i paesi hanno una legislazione propria a tutela del patrimonio culturale. Forse anche perché non tutti i paesi hanno un così prezioso patrimonio culturale da tutelare. Inoltre, non c'è armonia fra le varie legislazioni internazionali. Quello che in Italia può essere visto come reato, in un altro paese non è visto come reato. Noi abbiamo un sarcofago che stiamo aspettando dal Giappone da diversi anni. Abbiamo dimostrato che è stato scavato illecitamente in Italia, esportato illecitamente. Il Giappone ha risposto che l'attuale titolare, l'attuale possessore, lo ha acquistato in buona fede e ha la documentazione. E per quanto riguarda la legislazione, questo basta. Altra cosa importante, non tutte le nazioni hanno un reparto di polizia specializzato. Ci sono nazioni che hanno reparti di polizia, si occupano un po' di tutto. Se c'è il furto di bene culturale, si occupano di quello. Se c'è il furto di auto, anche il furto di auto. Ma questo non è sufficiente, perché l'esperienza sul campo specifico è fondamentale. Un'altra carenza c'è a livello internazionale, sono le banche dati. Le banche dati in alcuni paesi non hanno proprio la catalogazione dei beni culturali, in altri, pur avendo la catalogazione dei beni culturali, non hanno una banca dati dove immagazzinare informazioni sui beni rubati. Queste informazioni devono essere, oltre che custodite a livello nazionale, deve essere diffuso a livello internazionale, così che sui mercati internazionali e occidentali possa avere informazione sui pezzi rubati in queste aree. Così, se vengono rinvenuti su questi mercati, possono essere bloccati e si tenta di restituirli ai paesi d'origine. E infine, come dicevo prima, quello che secondo me è importante che ci sia in ogni paese, e a maggior ragione in queste aree di crisi, è la coscienza nazionale sulla tutela del patrimonio culturale. Non tutelare la statua, il tempio o quant'altro, ma tutelare quello che è la propria identità nazionale. Però questo non può essere solamente un'attività di polizia o di militari. Secondo me deve esserci un approccio multidisciplinare. Bisogna coinvolgere quello che ho iniziato a fare in Iraq l'anno scorso, quando sono via, tutte le espressioni della società civile. I cittadini, anzitutto, e specialmente le giovani generazioni,
che devo prendere coscienza che andare, nel caso italiano, andare al Colosseo, abitare il Colosseo e scrivere sopra Luigi ama Denise con un coltellino è qualcosa di veramente stupido e idiota. Ma anche il mondo universitario, ripeto, per noi sono uno strumento indispensabile perché sono la nostra scienza. Noi arriviamo come carabinieri, come soldati, a poter agire, però abbiamo necessità degli esperti in questo settore, che siano dal mondo accademico, ma come dai ministeri e altre associazioni. Perché tutti insieme si deve cercare di creare una coscienza generale e nazionale sulla tutela del patrimonio culturale. E infine quello che servirebbe è potenziare al massimo la cooperazione internazionale. Perché, ripeto, bisogna contrastare quello che è il traffico illecito di beni culturali in giro per il mondo. Non è possibile che case d'asta anche piuttosto famose a Londra, piuttosto che a Vienna, piuttosto a New York, ancora oggi vadano a battere in asta pezzi di origine mesopotamica piuttosto che pezzi di archeologia romana o greca, ben sapendo che evidentemente non sono stati portati via legalmente da quei paesi. Io avrei terminato. Vi ringrazio per l'opportunità e buonasera. Grazie Colonnello per il suo intervento e soprattutto per averci evidenziato alcune aree sulle quali magari anche i nostri centri studi potranno poi approfondire per cercare di comprendere se in qualche modo ci possono essere delle proposte, e mi riferisco soprattutto a questo vulnus di diritto internazionale per il contrasto al traffico di beni rubati. L'esempio che ha fatto è molto calzante, evidentemente in tanti stati ancora non si rispettano normali, basiche norme di tutela del patrimonio degli altri paesi, quindi potrebbe essere anche per noi uno spunto di analisi e di ricerca. L'altro punto molto importante che ha citato è che i regolamenti o comunque le risoluzioni internazionali sono fatte sulla base di conflitti tra truppe regolari, quindi tra stati, cosa che invece negli ultimi decenni abbiamo visto, si parla di conflitti asimmetrici, molto più spesso di piccole fazioni armate o piccole o non piccole comunque fazioni armate che non riconosciute, non si riconoscono nella comunità internazionale, quindi in questi conflitti sicuramente non aderiranno certo a queste risoluzioni. Ed è per questo che do la parola alla professoressa Carletti, proprio perché nel suo ambito del diritto internazionale, forse nel suo intervento potrà fare luce anche a questi aspetti che ha citato il colonnello Spadari, che ringrazio per il suo intervento. E lascio la parola alla professoressa Carletti. Grazie dottor Conte, grazie ai relatori che mi hanno preceduto, le cui presentazioni sono state particolarmente interessanti, e soprattutto per ricordare anche a me, in un modo o nell'altro, che l'aspetto di tutela del patrimonio sotto il profilo artistico, ma anche sotto il profilo storico, e l'operatività pratica, concreta, che viene condotta, in questo caso devo dire, dalle nostre forze, che sono assolutamente un unicum nel panorama internazionale, senza ombra di dubbio mi dà la possibilità in questo caso di chiudere il cerchio e di darvi alcune indicazioni per la parte internazionale che ho studiato nel corso del tempo. Sarò abbastanza breve, quindi ho con me anche la presentazione, in maniera tale che se ci saranno poi ulteriori domande, andando molto veloce, avrò l'opportunità di approfondire anche alcuni aspetti, alcuni passaggi della stessa. Allora, come si diceva proprio poc'anzi, il riferimento del dottor Conte ai soggetti internazionali, anche alle categorie di soggetti che sono
presenti in un conflitto in realtà non risponde alle caratteristiche simmetriche. Siamo in presenza di attori tradizionali, stati, organizzazioni internazionali, ma anche di attori privati. Ora, la definizione categoriale è una definizione attraverso la quale nel corso del tempo il sistema internazionale, parlo del sistema giuridico internazionale, sulla scorta ovviamente degli input nazionali, ha dato a queste categorie un obbligo di tutela del patrimonio culturale, come vedete nello scenario globale, regionale e nazionale. Questo obbligo si è tradotto in un, diciamo, insieme di azioni, a partire da quelle che ci hanno ovviamente raccontato i nostri relatori, quindi la prevenzione, la protezione e anche il perseguire il danno provocato intenzionalmente al bene culturale. E la intenzionalità sotto il profilo giuridico è particolarmente rilevante e si fa riferimento in questo caso a una intenzionalità distruttiva del bene, poi ritornerò anche su questo aspetto, comprendendo i famosi beni immobili, ma anche i beni mobili, che poi ovviamente sono oggetto di spostamento e quindi mobilità in termini di traffico illecito. Ovviamente l'intenzionalità va a colpire non soltanto l'aspetto, la rilevanza artistica, la rilevanza culturale, la rilevanza storica del bene immobile o mobile, ma va a colpire anche le radici storiche, geografiche, politiche, sociali e culturali delle popolazioni che attraverso quell'insieme di beni immobili e mobili sono rappresentate nel corso dei secoli e delle epoche. Ecco perché a partire da questa definizione, quindi mi premeva puntualizzare le caratteristiche relative appunto ai soggetti che sono interessati da questo obbligo diffuso, definire in questo caso le caratteristiche della disciplina giuridica internazionale. Noi abbiamo in realtà due grandi ripartizioni temporali per quanto riguarda la disciplina giuridica internazionale avente ad oggetto la protezione del patrimonio culturale. Si citava dalla dottoressa Candelmo in fase introduttiva un primo tentativo di disciplina che è un pre-prima guerra mondiale. Chiaramente noi abbiamo due convenzioni, le famose convenzioni dell'AIA del 1899 e del 1907, che sono in realtà il primo esercizio di disciplina sotto il profilo della disciplina giuridica internazionale mirato alla protezione del patrimonio culturale. Bisogna dire due cose. Intanto, attenzione, io sono sempre molto attenta sia alla traduzione e soprattutto al linguaggio che viene utilizzato nelle disposizioni quando appunto non faccio riferimento al testo originario, quindi in genere nella lingua inglese o francese. Qui abbiamo in realtà due convenzioni che non sono propriamente dedicate alla protezione del patrimonio culturale, lo capite bene dai titoli delle due convenzioni 1899 e 1907, si fa riferimento però nel loro dispositivo alla protezione di edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza. In realtà non in maniera diretta, ma perché legati al valore testimoniale e attraverso il valore testimoniale alla protezione delle persone che ovviamente sono collegate direttamente a questi edifici perché ne usufruiscono, oltre ad averli ovviamente creati, oltre ad averli costruiti, e di converso, in termini di non diritto di testimonianza, ma di obbligo di protezione, ovviamente l'obbligo di protezione consiste, qui non sono ovviamente le persone, ma sono gli stati firmatari delle due convenzioni a doversi caricare di questo obbligo di tutelare la protezione di questi beni dalla condotta violenta delle forze armate. Dovete pensare che in realtà queste convenzioni in evoluzione, lo citava la dottoressa Candelmo, sono in realtà il primo passaggio che poi porta alla costruzione nella disciplina giuridica internazionale del cosiddetto diritto internazionale umanitario. Ma se si focalizza, e siamo alla Convenzione di Ginevra del 1949 e poi ai protocolli del 77 che ha la sfera giuridica, includendo i confini internazionali, se pensate a questo primo passaggio, pensate al valore testimoniale dell'arte, ma in realtà
il bene immobile rappresentante l'opera d'arte, rappresentante l'edificio di culto o le scienze, alla in realtà protezione della popolazione civile, che poi in realtà è oggetto ancora ad oggi dell'assistenza secondo Convenzione di Ginevra e Protocollo 77 nel quadro del diritto internazionale umanitario. Però bisogna dire che in realtà, se queste prime due convenzioni fanno un accenno molto preciso, poiché non esisteva nulla dal punto di vista del diritto internazionale sulla protezione del bene culturale in conflitto armato, ovviamente alla seconda guerra mondiale. E in questo caso, nel post seconda guerra mondiale, poco fa, l'azione degli stati e l'azione degli organi internazionali ha contribuito nel corso del tempo sul piano internazionale alla scrittura di una serie di strumenti giuridici internazionali, facendo riferimento anche alle convenzioni dell'AIA che vi ho citato. Ovviamente questo esercizio è stato un esercizio lungo e complesso. La produzione di strumenti giuridici vincolanti non è un processo negoziale caratterizzato da semplicità. Nonostante tutto, io voglio essere sempre positiva, al di là dello strumento convenzionale, lo ricorderò tra breve, ci sono anche tutta una serie di strumenti che facilitano l'applicazione dello strumento convenzionale laddove gli stati non siano particolarmente convinti di partecipare, perché le motivazioni sono due: o ritengono che la propria legislazione sia fondamentalmente garantista al più alto livello, o perché dovrebbero mettere in moto un esercizio, diceva il colonnello, molto complesso, per esempio di registrazione e certificazione dei beni culturali, e magari non sono in condizione di farlo. Ecco che gli stati hanno assunto un ruolo e una dimensione molto interessante e molto produttiva nel corso del tempo. Accanto a questi, le organizzazioni internazionali, attraverso alcuni strumenti, si citava il sistema europeo, citerò a breve il sistema UNESCO, ma vi sono molteplici sistemi intergovernativi che operano per la protezione del patrimonio culturale in tempo di pace e in tempo di guerra, hanno contribuito anch'esse nel corso del tempo a elaborare una serie di principi, ovviamente a essere sedi ospitanti di una serie di negoziati che hanno portato all'adozione di importanti convenzioni internazionali. E ovviamente il sistema UNESCO è il sistema nel quale ciò è accaduto con maggior rilevanza. Vi cito alcuni passaggi proprio della Convenzione UNESCO del 1954, dedicata alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Attenzione alle definizioni, si parte sempre da un articolo 1 e qui, come potete capire, la definizione di bene culturale è una definizione complessa. Si parla di beni immobili o immobili, ovviamente si fanno alcune esemplificazioni che poi vengono dettagliate nella Costituzione, lo vedremo brevissimo nei protocolli. Si ovviamente includono le unità archeologiche per il loro valore artistico preponderante, si fa riferimento ai complessi di coesione che rappresentano queste storie, mini di strutture, si fa riferimento ai singoli pezzi che venivano citati prima, opere d'arte, manoscritti, libri, altri oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, e le collezioni scientifiche o le collezioni importanti di libri o archivi. Quindi già la definizione stessa, dovete pensare, essendo complessa, dovrebbe mettere in moto, ha messo in moto in alcuni stati, ripeto, più rapidamente, in altri più lentamente, quel processo che li vede come responsabili, diretti responsabili, faccio riferimento all'apparato governativo nel suo complesso, di una protezione di un bene culturale durante la situazione di conflitto. Capite bene, una situazione di conflitto in cui, come è successo in epoche storiche passate, anche il sistema governativo può essere un sistema non perfettamente funzionante. E nell'articolo 1 si aggiungono altre due categorie, gli edifici e i centri cosiddetti monumentali.
Secondo gli articoli 3 e 4 della Convenzione, l'impegno di protezione a carico degli Stati, quindi degli Stati che si sono impegnati ovviamente a sottoscrivere, a firmare e a ratificare la Convenzione, è un impegno preventivo, quindi di azione preventiva. Questo richiama per esempio l'impegno per un censimento complessivo di tutti i beni culturali presenti sul territorio nazionale. Ovviamente nell'articolo 4 l'impegno è un impegno di protezione prevalentemente focalizzata sul proprio territorio, ma ovviamente la dove opportuno anche nei territori limitrofi, e in questo caso di protezione da un diritto di opporre a disdetti di conflitto. Si aggiunge anche l'articolo 4 paragrafo 3 al dato di questa istruzione o qualsiasi atto della declinazione. Mi professoressa, sente? Ecco, l'abbiamo persa per un momento e la comunicazione sì, è un po' a scatti. Io cerco di andare piano, sono ferma, quindi non ho... Sì, adesso va molto meglio, effettivamente prima abbiamo perso qualche parola del suo discorso. Non so se ha mandato avanti le slide perché no, io le vedevo ferme. Ah, ok. No, purtroppo online succede anche questo. Allora, non ti preoccupi. Proseguo, le do la parola ancora. Grazie, dottor Conte. Dicevo, anche l'impegno si traduce proprio nella ipotesi di prevenzione, anche di cessazione di atti che si qualificano come furto, saccheggio, sottrazione di beni culturali. Quindi anche qui non c'è soltanto un obbligo di prevenzione e di tutela, ma anche di prevenzione e tutela in un conflitto da eventuali ipotesi che poi sono il famoso successivo passaggio che mette purtroppo i beni, soprattutto i mobili, lo diceva il colonnello, in circolazione sul territorio di altri stati che non sono ovviamente il territorio di conflitto. Vi cito altri due passaggi che sono molto interessanti. L'articolo 7, che in realtà è un articolo dedicato proprio alla formazione, in questo caso della componente militare, in base a ciò che prevede e disciplina la Convenzione UNESCO, quindi un particolare interesse per a che la componente militare ovviamente sia attenta e quindi prevenga, gestisca nella maniera più efficace e più repentina possibile la protezione del bene culturale, e addirittura, ecco, in questo caso ci autocitiamo, il famoso personale specializzato avente il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia. Voi ricordatevi che noi, quando parliamo di questa convenzione, siamo sempre nel 1954 e la convenzione ovviamente è ancora in vigore. Aggiungiamo una particolare attenzione riservata a particolari beni culturali che, secondo, io vi cito alcuni articoli della convenzione, proprio per la loro caratteristica artistica di particolare rilevanza, devono essere cosiddetti rifugi o centri ad hoc, ottenendo un particolare status di lingua. Citiamo l'emblema distintivo che copre il loro dimensione. Cito un ultimo passo per prendere tra poco. La Convenzione UNESCO 54 fa riferimento all'articolo 28 anche all'impegno famoso, ricordato, degli stati che vi partecipano, ovviamente il tipo di attività in danno in forma intenzionale al patrimonio culturale sia considerata ovviamente un reato e quindi sia perseguibile, cercando ovviamente, questo è il tentativo che ha fatto in realtà UNESCO, di uniformare, di armonizzare le giurisdizioni, oltre che ovviamente i sistemi legislativi nazionali penali, per fare in modo che poi si attivi quel meccanismo che veniva citato di possibile recupero del bene e quindi perseguimento dell'offensore, del reo, anche se non si trova nel territorio dello Stato nel quale effettivamente l'atto criminoso è stato compiuto.
La Convenzione UNESCO è stata dotata di due protocolli. Un primo protocollo alla Convenzione fa riferimento proprio alle ipotesi di prevenzione di trasferimento dei beni durante il conflitto dal territorio occupato, ovviamente, a un territorio non occupato. Si fa come unica eccezione un riferimento al fatto che questo tipo di mobilità possa, anzi debba essere garantita quando uno Stato vicino soprattutto consente a che si possa verificare questo spostamento e questo spostamento sia in realtà uno strumento di tutela stessa del bene culturale che rimanendo su quel territorio sarebbe a rischio ovviamente di minacce e quindi di distruzione. Ma secondo molta parte della dottrina, il più importante tra i due protocolli alla Convenzione UNESCO è proprio il secondo protocollo. Che veniva citato. Si fa riferimento in questo protocollo, in un articolo 5, alle misure preparatorie che tutti gli stati debbono prendere, appunto, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. E qui, rispetto all'impegno che, per esempio, già io citavo della formazione della componente militare, che è chiamata a intervenire in un contesto di conflitto, noi oggi sappiamo che ovviamente la componente delle missioni è una componente mista, l'abbiamo visto da Unite for Heritage, quindi in realtà sappiamo bene che poi c'è stato un avanzamento. Ad ogni modo, il secondo protocollo ci declina in maniera ancora più specifica che cosa serve per quando scoppia un conflitto e ovviamente sul territorio i beni culturali sono a rischio, cosa serve, quali sono in realtà gli strumenti necessari, indispensabili per proteggere il patrimonio culturale. Come vedete, qui si cita in articolo 5 gli inventari, quale misura importantissima, la pianificazione di misure d'emergenza per la protezione contro incendi o cedimenti strutturali, la famosa preparazione per lo spostamento dei beni culturali mobili, o altrimenti, per esempio, la creazione di rifugi, i famosi rifugi in particolar modo delicati, e la designazione di autorità competenti responsabili di tutto questo, di attività che sono dettagliate. Io vi cito molto rapidamente l'articolo 6 del secondo che introduce la segretezza militare attiva per proteggere beni culturali da un atto di ostilità e approccio precauzionale quando si percepisce lo scoppio di un conflitto e quindi i beni devono essere spostati in modo molto rapido. E poi la cosiddetta protezione ordinaria rafforzare l'esperimento, cosa che nel 54, ma nel secondo protocollo viene declinato ulteriormente, qualsiasi stazione lì, opzione o trasferimento, ma sia prima la in questa circostanza molto a te, logico, e poi l'alterazione o cambiamento d'uso dei beni culturali con lo scopo di occultare o distruggere testimonianze culturali, storiche o scientifiche. Quindi si richiamano alcuni elementi della Convenzione in maniera un po' più dettagliata. Vi cito l'introduzione di reati contro i beni culturali e vi cito all'articolo 19, ma anche al 31, la necessità di rafforzare proprio attraverso un'armonizzazione degli apparati giuridici, legislativi, nazionali, soprattutto con particolare attenzione al sistema penale, anche le procedure o i meccanismi, quindi la cosiddetta cooperazione internazionale a rilevanza giudiziaria. Soprattutto quando si fa riferimento a questo sistema di cooperazione internazionale, chiaramente si cita UNESCO, ma abbiamo detto che gli organismi intergovernativi competenti per questo aspetto sono molteplici. Questo è il quadro, la disciplina giuridica internazionale post secondo conflitto mondiale rappresentato da Convenzione 54 e dai due protocolli. Vi ho inserito questa slide perché in realtà la Convenzione UNESCO del 70 e la Convenzione UNIDROIT del 95 intervengono su questo punto. Chiaramente si fa riferimento a un fattispecie, a un istituto
che non necessariamente può aver luogo in un contesto di conflitto o nel post-conflitto, ma è importante quando si parla di illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali di richiamare anche la 70 e la UNIDROIT 95, perché in realtà attraverso queste dettami che hanno caratterizzato la Convenzione UNESCO 54 vengono ulteriormente declinati e aggiornati. Tutto ciò costituisce la cosiddetta disciplina giuridica internazionale HARD, quindi ad effetto vincolante per gli stati che hanno ovviamente partecipato al processo negoziale, che sono vincolati dal rispetto della Convenzione. Quello che però citava il dottor Conte qualche tempo fa, il fatto che ci possano essere in realtà anche soggetti che non rispondono alle caratteristiche classiche del diritto internazionale, quindi non sono riconosciuti tout court come soggetti del diritto, e che invece purtroppo si sono macchiati progressivamente, specie negli ultimi anni, di violazione intenzionale del patrimonio culturale, è in realtà ragionare su ulteriori strumenti che, pur richiamando UNESCO del 54 protocollo, ma anche UNESCO del 70, anche del 95, quindi arriviamo ovviamente ai nostri giorni, cambiando lo scenario del conflitto, ormai caratterizzato da una componente localizzata in termini di non più conflitto internazionale, bensì conflitto interno civile, con soggetti che non sono, dicevo adesso, gli stessi, hanno portato ad una serie di riflessioni che la comunità internazionale ha tradotto in una serie di strumenti, io dico declaratori, in realtà alcuni nei passaggi sono anche raccomandatori, e anche la raccomandazione potrebbe essere letta in modo forte. Una prima dichiarazione, 28 giugno 2015, del World Heritage Council dell'UNESCO, fa riferimento, e quindi in questo caso a due voci di condanna, ad assalti, violenze e crimini ovviamente commessi da Daesh contro il patrimonio culturale iracheno. E si fa riferimento anche alla condanna particolare per l'esposizione e l'uso dei siti del patrimonio culturale nelle operazioni militari. Li abbiamo citati, i miei relatori che mi hanno preceduto lo hanno citato questo aspetto, ovviamente utilizzando siti archeologici o siti culturali come ambiti nei quali vengono stoccate le armi, per esempio, o si creano appunto punti di ritrovo per Daesh, è evidente che questo tipo di situazione espone maggiormente i beni culturali alla distruzione da parte, ovviamente, soprattutto dell'aviazione, delle forze di aviazione. E quindi in questo caso la dichiarazione adottata il 28 giugno 2015 fa riferimento, richiama Convenzione UNESCO, ma la declina in un contesto specifico che è proprio quello dedicato all'ambito iracheno. Il DG, il direttore generale di UNESCO, ha anche lui adottato una apposita dichiarazione, e ovviamente si fa riferimento alla situazione molto complessa del patrimonio culturale. Qui guardate bene il titolo, si parla di patrimonio culturale e religioso in Medio Oriente, e in questa dichiarazione, che ancora una volta non ha effetto di vincolo perché è un documento appunto di natura declaratoria, si citano una serie di passaggi, ovviamente a partire dalla protezione del patrimonio culturale, compresi i siti religiosi, e però si chiede in particolar modo agli stati che hanno già aderito alla Convenzione del 54 e alla Convenzione UNESCO del 70 di seguire i dettami della Convenzione, quindi in quel caso sì che si parla di misure di vincolo, in particolare ad astenersi dall'utilizzo, a salvaguardare il patrimonio culturale naturale di eccezionale valore universale, e quindi qui si fa riferimento alla clausola della necessità militare imperativa,
a introdurre misure più efficaci per combattere il traffico illecito e il commercio illegale dei beni culturali e a promuovere la cooperazione intergovernativa e di polizia. Attraverso questa dichiarazione, UNESCO chiede al sistema ONU, in particolare al Consiglio di Sicurezza, quindi ci arrivo adesso molto rapidamente, di analizzare un'eventuale ipotesi, e lì sì che il Consiglio di Sicurezza ha un input vincolante dal punto di vista giuridico attraverso l'adozione delle sue risoluzioni, di introdurre una dimensione specifica di protezione del patrimonio culturale nei mandati delle missioni di pace, fornendo moduli di formazione complementari al personale militare e civile. Come vedete, UNESCO in questo caso fa riferimento alla casa madre, anche perché ovviamente le missioni di pace oggi presentano un carattere misto, e nel carattere misto, nella parte civile, ebbene, come fanno i nostri caschi blu della cultura, inserire anche la componente di expertise storico-artistica. Il Consiglio di Sicurezza ha preso subito in considerazione questa richiesta UNESCO, e la prima risoluzione importante, la 2199 del 12 febbraio 2015, cosponsorizzata da 35 Stati membri delle Nazioni Unite, il che significa una risoluzione particolarmente valida, ritenuta valida per i suoi passaggi in paragrafi operativi, è la risoluzione nella quale il Consiglio fa riferimento in particolar modo, quindi allarga il focus geografico, comprendendo accanto all'Iraq la Siria, condanna la distruzione del patrimonio culturale in questi due stati. Nelle circostanze di distruzione, e quindi questa in realtà è una formula non scelta a caso, il wording è interessante, distruzione accidentale o intenzionale, compresa la distruzione mirata di siti e oggetti religiosi, quindi ritorna alla componente religiosa. In questa risoluzione il Consiglio di Sicurezza cosa fa? Questi sono i tre punti importanti. Introduce un divieto generale di istruzione sulle antichità irachene. Chiede agli Stati membri delle Nazioni Unite, ovviamente, di adottare misure adeguate per prevenire il commercio, quindi il traffico illecito di tutti i beni. Qui ci sono ovviamente in declinazione beni culturali, è ovvio, ma si parla specificamente di beni archeologici, storici, culturali, scientifici e religiosi di rara importanza, e addirittura il Consiglio di Sicurezza nella risoluzione cita il periodo temporale entro nel quale suppone, presume, ma in realtà è comprovato, che i beni siano stati trasferiti e trafugati, come vedete, dall'Iraq a partire dal 6 agosto 90 e dalla Siria dal 15 marzo 2020. E ovviamente un terzo riferimento è fatto all'approccio cooperativo. Qui, oltre a UNESCO, si citano UNODC, si cita l'Interpol, si cita anche Europol, quindi altre organizzazioni internazionali che agiscono in sistema cooperativo. Ci sono altri due passaggi successivi a questa prima risoluzione del Consiglio di Sicurezza, ritenuta particolarmente innovativa proprio per il suo wording e per il famoso divieto generale. C'è una ulteriore dichiarazione che è adottata al termine della conferenza sulla salvaguardia del patrimonio culturale a rischio sotto egida UNESCO, tenutasi ad Abu Dhabi il 3 dicembre 2016. Qui ve la cito perché è una dichiarazione propositiva. I due punti principali della dichiarazione sono la creazione di un fondo internazionale per la protezione del patrimonio culturale in pericolo di conflitti armati e la creazione di una cosiddetta rete internazionale di rifugi sicuri. Questi in realtà sono i rifugi nei quali, sul territorio dello Stato in cui si ha il conflitto o in territori di Stati limitrofi, è necessario creare questa rete di rifugi ben prima, ovviamente, che vi sia lo scoppio del conflitto, e quindi agevolando un trasferimento rapido dei beni culturali prima che possano essere distrutti, danneggiati intenzionalmente. Il passaggio ultimo è ancora una volta una risoluzione di Consiglio di Sicurezza del 24 marzo 2017, la 2347, che è conosciuta come la risoluzione che oggi governa il sistema, richiamando ovviamente gli impegni degli strumenti convenzionali, ma è la risoluzione che in realtà governa il sistema nell'ottica appunto di prevenzione, di gestione, di tutela del patrimonio culturale nel conflitto e nel post-conflitto. Perché è importante questa risoluzione? Perché, lo dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata di oggi, in realtà
la direzione di attacchi illegali contro siti edifici dedicati a scopi, come si vede, religiosi, educativi, artistici, scientifici o caritatevoli o monumenti storici, possa costituire, in realtà non è che si presume, il Consiglio, ve lo dico io, è molto preciso su questo, ritiene che questo tipo di azioni possano, secondo il diritto internazionale, essere codificati come crimini di guerra. Questo significa che gli autori di questi attacchi devono essere assicurati alla giustizia, spettando agli stati membri dell'ONU e quindi nonché parti contraenti delle convenzioni UNESCO di essere i primi attori di protezione del patrimonio culturale nei conflitti armati, quindi essere anche i primi attori che gestiscono appunto la configurazione del crimine di guerra, rendendo ovviamente gli offensori i rei responsabili della commissione di tale crimine. Si dice in questa risoluzione del Consiglio di sicurezza che ovviamente gli stati, per agire nei vincoli della risoluzione, devono operare in tal senso, creando ovviamente misure di cosiddetta repertoriazione, quindi documentazione, e poi creando la famosa rete dei cosiddetti rifugi sicuri, agendo in termini cooperativi sia con enti privati sia con le organizzazioni internazionali che contrastano forme ed aspetti del traffico dei beni culturali e dei reati connessi. Chiudo dicendo che proprio questo passaggio, in realtà, lo diceva la dottoressa Cannelmo, ha consentito alla Corte Penale Internazionale di muoversi per la prima volta dopo questa risoluzione di Consiglio di sicurezza. La Corte Penale adesso è molto più sicura grazie a questa risoluzione della sua competenza sui crimini di guerra, includendosi tra i crimini di guerra anche la distruzione del patrimonio culturale. Lo fa muovendosi nell'alveo del suo articolo 13 dello Statuto della Corte Penale Internazionale e dell'articolo 5, nel quale sono definite ovviamente le categorie di atti qualificabili come crimini di guerra, ovviamente in un conflitto non internazionale, definito conflitto armato di carattere prolungato, come vedete, tra forze armate governative e gruppi armati organizzati. Ecco che entra in gioco, ritorno alla conclusione del mio intervento, alla categorizzazione classica tra soggetti del diritto internazionale, stati e organizzazioni, includendo in questa attività ad opera della Corte Penale Internazionale anche quelli che non sono propriamente soggetti del diritto internazionale. Il caso Al-Mahdi è stato citato, ed è il caso Al-Mahdi quello nel quale in realtà la Corte ha esercitato per la prima volta questa competenza. Si menzionavano ovviamente gli attacchi ai siti a Timbuktu nel 2012. Al-Mahdi era capo delle SBA, che era una delle quattro strutture di comando del gruppo Ansardine, e all'attacco ai mausolei, considerato un crimine di guerra a tutti gli effetti, ha portato la Corte, attraverso ovviamente la raccolta di prove documentarie massive, a condannare il 27 settembre 2016 a 9 anni di reclusione Al-Mahdi proprio per la distruzione di monumenti storici e di edifici destinati alla religione. Quindi capite bene che in realtà attraverso un processo che è molto complesso, parte addirittura pre-prima guerra mondiale, arriva dopo la seconda guerra mondiale ad essere ulteriormente concepito ed articolato, l'ultimo passaggio è quello che in realtà rafforza l'idea che il sistema internazionale, io sono sempre molto positiva, serva, nel senso che attraverso una serie di strumenti, chiaramente con la volontà degli stati, con la volontà politica, tutto viene rimesso agli stati necessariamente, anche la Corte Penale Internazionale ha dato una buona prova rispetto a tante critiche che ha ricevuto, almeno per quanto riguarda i beni culturali, del funzionamento del sistema internazionale nel suo complesso. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie mille. Grazie professoressa per il suo intervento. Io devo chiedervi ancora un attimino di pazienza perché sono arrivate alcune domande. Abbiamo terminato il nostro ciclo di relazioni e alcune persone ci hanno fatto delle domande sui vari social. Una delle quali è, penso, indirizzata al colonnello. Quali sono i principali paesi di destinazione dei reperti trafugati da Iraq e Siria? E l'altra domanda è se le ICOM Red List funzionano o meno. Ecco, queste sono le due domande che sono arrivate.
Colonnello, vuole rispondere lei? Non so. Sì. Perfetto. Senza, i paesi destinatari dei beni trafugati, quali sono questi paesi? È una domanda che mi hanno fatto stamattina dei giornalisti, che si ripete un po' sempre. Io per mia esperienza dico che da sempre, da che c'è il traffico di beni culturali, è sempre la stessa situazione. Da una parte abbiamo un paese ricco di storia, ricco di arte, ricco di archeologia, ma economicamente povero, finanziariamente povero. L'Iraq è un esempio. Dall'altra parte abbiamo un paese che non ha questa ricchezza storico-archeologica, ma ha ricchezza concreta, dove sono presenti molti collezionisti disposti a investire soldi per accaparrarsi questi beni. Ad oggi questa è la premessa. Da questa premessa possiamo andare a immaginare quali sono i mercati. Ad oggi c'è quello statunitense, quello cinese sta cominciando a venire fuori, perché con la potenza economica che hanno stanno cominciando fuori. C'è anche quello europeo, con le case d'asta che sono a Londra o piuttosto a Vienna. Ma il percorso che fa il bene d'arte è sempre quello. Da un paese che finanziariamente non ha molti mezzi, ma è molto ricco di storia e archeologia, verso altri paesi dove non mancano le potenzialità per poter acquistare questi pezzi di archeologia. E l'altra era riguardo se funzionano le ICOM Red List. Le ICOM Red List, secondo me, è uno strumento fondamentale. Ricordiamo che le Red List di ICOM, che sono 5 o 6, se non ricordo male, e sono state edite per i paesi più a rischio, tra questi c'è l'Iraq. Non è una catalogazione dei beni occupati in quel paese, ma è una catalogazione, sono esempi di tipologia di beni culturali che possono essere asportati in quei paesi e che sono in pericolo. Questi dovrebbero essere molto, molto utili, è quello che noi cerchiamo sempre di diffondere con messaggio, specialmente alle polizie di frontiera. Abbiamo avuto esempi oggi fortunatamente un po' meno, ma nel passato di polizie di frontiera che fermavano macchine provenienti dall'Italia con nel portabagagli tanti pezzi di archeologia provenienti dalla Banditaccia ai Cerveteri piuttosto che dalla Puglia o dalla Sicilia. E chi era alla locale, non parlo italiano, parlo di altre forze di polizia, per loro erano cocci, per cui non era niente di andavo nel portabagagli a cercare la droga, le armi, i soldi. Ma non quello. Diffondere le red list per dare a questi signori uno strumento, dice, ma questo oggetto assomiglia a questo che è sulla red list del paese iracheno. È sicuramente uno strumento utile. Ripeto, noi i 400 pezzi che abbiamo trovato nel 2016 sulle case d'asta europee di provenienza mesopotamica non erano stati battezzati come rubati da nessuna parte, perché non erano censiti né nella banca dati Interpol né nella nostra banca dati quali oggetti rubati, ma per tipologia risponde esattamente a quelli che ICOM aveva pubblicato sulla sua hard list, e questo ci ha fatto alzare un po' le antenne pensando che potesse essere provenienza da uno spettro. Come tutti gli strumenti devono essere innanzitutto capiti, devono essere studiati e devono essere messi in posizione delle persone che realmente possono trarne beneficio. L'esempio prima era della polizia frontiera. Io ripeto, a noi ci è servito per distrarre le antenne su 400 pezzi di origine mesopotamica, che adesso, se tutto va bene, e non sono molto fiducioso, potrebbero dare in Iraq, perché gli amici iracheni, quando sono da loro a parlare delle convenzioni di UNESCO piuttosto che altre convenzioni, mi dicevano sì, è vero, tutto vero, però quando andiamo a dunque a richiedere a quei paesi beni archeologici che ci hanno portato via, non sempre vengono seguite alla lettera queste convenzioni. Le convenzioni secondo me si fermano molte volte di fronte a quello che è le esigenze mercato e finanziario.
Grazie Colonnello. Un'altra invece domanda è per il professor Zanini, arrivata sulla nostra linea WhatsApp, è se l'ICE e il MAECI supportano le aziende italiane che si occupano di conservazione. Eccomi. Ecco. Sì, nella misura in cui c'è anche un progetto ora della promozione del Made in Italy. Il discorso è da scindere, nel senso, allora, in aree di crisi diciamo è più il MAECI col discorso della cooperazione, ora c'è stata la trasformazione, c'è la trasformazione del fatto che c'è un'agenzia unica del MAECI anche da un punto di vista di gestione dei fondi, anche un pezzo di ICE è sostanzialmente passato sotto dal Ministero del Lavoro al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il grosso del problema è lo vedo più non tanto dal punto di vista degli operatori quanto dal punto di vista del supporto politico, cioè si riuscirebbe a fare di più se ci fosse appunto, come dicevo, la voglia un po' di forzare in certi casi le situazioni, perché ICE arriva fino a un certo punto, se poi non possiamo avere contatti con le realtà siriane, per dire la Siria, o altre cose, o già il Libano di per sé è un contesto non facilmente gestibile, ecco. Avremmo bisogno, diciamo, di un supporto maggiore per poter fare collaborazioni con aziende locali, questo sì, perché in Siria e in altri posti ci collabori solo attraverso aziende locali, cosa che fanno, cioè aziende turche e libanesi stanno già lavorando alla ricostruzione siriana anche per conto di europei. Questa è la situazione, quindi potrebbero, sì, la risposta è sì, potrebbero forse far di più, ma forse dipende da piani più alti che dovrebbero dare degli input un po' più chiari. Ecco, un'altra domanda, professore, è se questa emergenza del Covid-19 in qualche modo potrebbe influenzare gli scenari di tutela dei beni culturali, portando un maggior rischio, visto il minor controllo, per esempio. Questo assolutamente sì, fra l'altro ha bloccato tutta la cooperazione, stavo giusto prima del lockdown, stavo provando a organizzare per esperti siriani su una sponsorizzazione giapponese un corso di 3 mesi in Italia per la conservazione dei mosaici, e questo si è bloccato tutto, quindi diciamo quest'anno sospeso ha bloccato qualsiasi anche forma di contatto, di possibilità di andare sui siti, qualsiasi forma di collegamento, e quindi c'è questa sicuramente area grigia che permette di muoversi purtroppo in modi molto più liberi, perché non ci sono controlli, e noi stessi a livello privato sicuramente, ma anche a livello istituzionale è tutto bloccato, dal CNR all'opificio, all'ICR, insomma tutto assolutamente molto molto a scartamento ridotto, quindi si è bloccata l'attività interna, figuriamoci le collaborazioni internazionali. Partecipavo a un progetto di restauro in Sudan, anche questo è tutto bloccato in questo momento, e quindi la cooperazione, collaborazione, consulenza che potrebbe svolgere l'Italia è assolutamente ferma e bloccata purtroppo. Grazie professore. Un'ultima domanda che è arrivata sul social, non so chi può rispondermi, se ci sono delle pubblicazioni che possiamo consigliare per cominciare ad approcciarsi a questo tema, non so, qualcosa che non sia estremamente tecnico evidentemente. Bella domanda. Ci sono dei libri del professor Marino, per esempio, però che vi posso, ora sul momento non ce l'ho dietro, ma posso assolutamente anche stasera recuperare. Ci sono delle pubblicazioni su siti archeologici e aree di crisi, o comunque aveva perfettamente assolutamente ragione il colonnello,
l'effetto distruttivo di un terremoto o di un'esplosione di T4 o di Semtex non è poi diversa sul bene culturale, l'effetto quello è. E quindi se formiamo degli esperti sulla ricostruzione di Amatrice, bene o male potremmo ugualmente formare degli esperti siriani sullo stesso problema. Quindi delle pubblicazioni sui disastri ce ne abbiamo. Oddio, sì, certo, grosso modo, ma intendo dire, se avete visto San Francesco di Amatrice, insomma, altro lì purtroppo che bombardamento. Quindi sicuramente se ci sono le pubblicazioni, diciamo più in generale sui disastri, su questo sì, ora stasera o domani vi posso mandare la bibliografia. Grazie professore. Sì, posso aggiungere io anche qualcosa, certo. Sulla parte, sì, UNESCO ha collegato ovviamente al tema dei conflitti, a sia dei report annuali, ma anche delle risultanze di conferenze di aggiornamento alle quali partecipano tutti gli stati, che in realtà non sono manualistica, spiegano in realtà quali sono i settori di intervento e la localizzazione geografica molto ben chiara per raccontare quello che viene fatto. C'era anche qualche cosa collegato anche al sistema di Croce Rossa, se ricordo bene, e anche qui non è manualistica, sono in realtà dei report di aggiornamento sull'attività che viene fatta in varie localizzazioni specifiche attraverso ovviamente i team di lavoro che sono presenti sui luoghi. Assolutamente. Bene, direi che siamo... A tal proposito è molto semplice e utile andare direttamente sul sito UNESCO. UNESCO è un database innanzitutto dove sono legislazioni di tutti i paesi riguardo ai beni culturali, ma come diceva la professoressa, ci sono molte pubblicazioni relative appunto al lavoro fatto in queste aree di crisi. È semplice, basta andare sul sito UNESCO, scaricarsi il PDF e trovarlo giù. E si trova. Perfetto. Ovviamente ottimo, mi riferivo ad aspetti più tecnici di restauro, non certo. Aspetti di che cosa si deve fare, insomma, quali sono le strategie da un punto di vista di conservazione. Dicevo professore, speriamo che se formiamo i siriani la ricostruzione sia un po' più rapida e efficiente di quella di Amatrice, ecco. Mi ha tolto le parole di bocca. Sarà sicuramente così. Dunque, allora io voglio concludere ringraziando naturalmente tutti i relatori e tutti i partecipanti e tutti quelli che ci hanno seguito sulla pagina Facebook del Centro Studi e di European Affairs, su YouTube e sulle altre pagine Facebook. Noi come organizzatori ci portiamo a casa un punto da questo incontro. Abbiamo compreso che ci sono delle aree in cui possiamo orientare le nostre ricerche e i nostri studi dal punto di vista del diritto internazionale, delle leggi contro il commercio dei beni culturali rubati. D'altro canto, ancora di più, trovare delle best practice per il monitoraggio di questi beni in modo che possano essere appunto riconosciuti anche dalle forze di polizia. Devo dire un altro punto mi sembra importante, è quello della formazione di esperti in questo settore. Ecco, su questo ci prendiamo il punto di cercare di comprendere se è possibile realizzare dei percorsi formativi, per chiamiamoli anche operatori umanitari dei beni culturali che operano in aree di crisi, e che possa dare un contributo alla formazione di questo personale anche dal punto di vista culturale piuttosto che operativo sul luogo. Do appuntamento a tutti quanti e a tutti voi al nostro convegno finale che si terrà a ottobre a Roma. Speriamo di persona finalmente potremo possibilmente stringerci la mano o quantomeno toccarci il gomito in una situazione un pochino meno emergenziale, esattamente professore, portando sul tavolo appunto dei risultati dal nostro studio e dalle nostre ricerche. Vi ringrazio ancora e ringrazio chi ci ha seguito.
Dichiaro finito il nostro lavoro di oggi, spero di avervi i nostri ospiti in altre occasioni. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci.